Buonasera. Buonasera E buonasera a tutti. a Scientist for Fun, che c'è questo scambio tra te e lui in chat. Avete usato tutte lingue tranne l'italiano. C'è un inglese, un francese, una risposta in spagnolo. Ora in tedesco. E ora, esatto, bene, grazie. E tu, credo, spero di aver Sì, parlato. sì. Sì, è quasi ferma il mio tedesco a tutti gli effetti. Ottimo, considerando che io ho anche tirato a indovinare. Cioè no, danke no, danke ancora ci arrivo che è grazie, ma tutto il resto era dedotto dalla costruzione della frase. Altro abbiamo in chat? Vediamo un poco. Utenti nella chat. Ma tu devi vedere gli utenti, quelli che non si capisce bene come sono combinati. Ogni volta che vedo, guardo gli utenti in chat, vedo un sacco di nomi. E non capisco, però va Sì. bene. Arriverà la gente, arriverà. Nel frattempo, Scientist, com'è andato questo inizio di settimana? È ultima settimana di giugno, quando è successo? Onestamente, non ne ho la minima idea. Tipo, ho fatto così ed era la fine del mese. Proprio. Non, Non me ne sono resa conto per niente. io giuro che a un certo punto sono passato dal ok. È primavera. Oh mio Dio, devo accendere il condizionatore. E non so com'è Sì. successo. L'estate è arrivata essenzialmente così. Pah! È Esatto, caldo. esatto. Cioè, tu dici, vabbè, ha ritardato. Tipo il vecchio meme di Batman e Robin, dove c'è Robin che dice qualcosa e c'è Batman che va pa! E oh, la primavera sta ancora tornando, l'estate, bitch! Intanto, buonasera vampiro, benvenuto. Buonasera Buonasera vampiro e Kampalk. buonasera Kampalk. Kampalk, non mi ricordo se ha già partecipato attivamente Kampalk, alla chat, mi ricordo sì, in vagamente. altre occasioni, ma non in questo format. Quindi, benvenuto. Benvenuto in questo format, Kampalk. Se ci hai già seguito, saprai perché siamo qui in live lunedì, ma ora faremo di nuovo il nostro piccolo recap delle puntate precedenti. Comunque, Scientist dice che sta meglio rispetto a qualche settimana fa e ha concluso con un torneo di Tekken straverso. Una settimana conclusa con un torneo di Tekken è una settimana ben finita. Che tu abbia perso o vinto. Piro Kampalk è, giusto per dirlo anche ad Ale, un follower dei Time to Dice, amico ormai dei Time to Dice, dove io gioco ogni mercoledì la nostra stupenda campagna di D&D, e che è uno dei ragazzi, intanto, che ho conosciuto a Modena, al Modena Play. Abbiamo passato un pomeriggio e una sera stradivertenti. Ma poi soprattutto, a parte che mi ha anche dato un passaggio in macchina, cioè, insomma, molto molto una bella persona, molto una bella persona. Ed è uno dei folli che ha seguito, sai, i consigli pubblicitari, perché in realtà quando io vado a giocare dai Tento Dice, regolarmente viene detto: ah, comunque Daniele ha anche un suo canale, e il canale è quello degli inchiostronauti. Viene Ah, detto la quasi sempre. porzione sponsor del video, quindi lui la segue e va effettivamente a vedere. Esattamente, cioè, nel senso, non succede spesso che quando si fanno collaborazioni, poi in realtà il pubblico effettivamente si sposti. Con alcuni con cui comunque siamo anche in un rapporto di conoscenza un pochettino più approfondita, perché appunto ci siamo conosciuti dal vivo, abbiamo avuto modo di chiacchierare. C'è anche il piacere di tanto in tanto che passano di qua. Vampiro, un Marion fa il compleanno, lo diciamo anche a tutto il pubblico che ci sta seguendo, questa è E ne la approfittiamo per augurargli un buon compleanno, anche se non potrebbe non presentarsi live. in Io live perché è il suo spero compleanno. vivamente che non si colleghi, perché l'ha già fatto altre volte in occasioni importanti, di rinunciare o di anticipare la fine di un festeggiamento pur di vedere la live. Io, con tutto il cuore e tutto il bene del mondo, gli auguro di non farlo questa volta.
Io mi sono appena fatta il mini flash proprio, è il giorno del suo matrimonio, festeggiamenti, cazzi, mazzi e ramurazzi, dice: No, bene ragazzi, ragazzi, è grazie per lui. essere intervenuti e ora unitevi agli sposi nel vedere la live degli Col astronauti. proiettore, tipo col... Esatto, io me lo immagino così. No, ragazzi, Quello mi immagino che questo sia più possibile, sì. è lunedì, ragazzi, non si scappa. Io ho detto sì, lei ha detto sì, ora proiettore live. Sì, non credo che sia il tipo da interrompere i festeggiamenti a metà per andarsi a vedere la live, almeno nel caso del matrimonio, giusto quello no, ma me lo vedo a prenotare un proiettore sul muro e seguirsi la live in astronauti. Ecco, per esempio, Campal, che è uno di quei folli, esattamente come un Marion, che era in chat a vedere noi che giocavamo di ruolo, mentre sua moglie urlava e partoriva. Lui era di fianco alla moglie che diceva: "Spingi, cara, spingi", e nel frattempo si guardava la nostra giocata di D&D. Tieni la mano, spingi cara, coraggio, ce la puoi fare. Esatto. E nel frattempo teneva la mano del medico, probabilmente perché non si rendeva conto di quello che succedeva. No, vabbè, ma... Comunque è un piacere fare la tua conoscenza, Kampalk, anche se non ci siamo incontrati prima, sono molto contenta di averti in chat qui. La cosa divertente è che nel gruppo Telegram degli abbonati dei Time to Dice mandava anche gli aggiornamenti fake. Cioè, noi sapevamo che sua moglie doveva partorire da un momento all'altro e lui mandava le foto di bambini appena nati e noi a congratulazioni e non era suo figlio quello. Per caso è nato il 1 aprile, perché sono tipo una cosa di quelle. Ah, Esatto. ok. E poi è un padre nerdissimo. È il classico padre che è probabilmente il tempo che il figlio cammina e lo veste da... 27 marzo, 27 siamo marzo, siamo lì, ci siamo quasi. lì. No, ma sarà il classico padre che vestirà il figlio da Frodo e lui si vestirà da Gandalf alla prima occasione. Cioè, queste cose qua, insomma. Possibile e Padre onestamente nerdissimo. io sono cresciuta con padre nerd e non sono uscita fuori malissimo, quindi sono sicura che sarà un bimbo che si divertirà molto. Assolutamente. Detto questo, intanto c'è una cosa molto importante da dire questa sera. Vedi, ha comprato il pigiama di Baby Yoda, Comprato il ha aperto pigiama l'armadio di Yoda. di Mondale. Vedi, poi Adoro. basta che Voglio lo le metti. foto, Kampal. Lo metti Voglio nel. la foto. Ma poi, tra l'altro, chi metti il pigiamino, lo metti in una culla semisferica e hai finito. È finito. Meraviglia. Tienilo lontano dalle rane. È adorabile sullo schermo, ma non vuoi assolutamente che un bambino lecchi una rana. No, no, Non parlo assolutamente. solo di quelle tossiche che fanno venire le allucinazioni. In generale, è una brutta idea leccare le rane in generale. Sì, non mi sa di una cosa igienicamente ideale, a prescindere da qualsiasi sia la razza della rana. Stavo Allora, dicendo, c'è una cosa dicevamo. importante da sottolineare stasera. Vi sarete accorti che dietro la schiena di Alessandra non c'è più una finestra con una zanzariera, ma c'è quello che sarà un letto. Non so cosa c'è dietro la tua schiena che Un deve essere muro, ancora è montato. letteralmente un muro. No, quello che deve essere Ah, ancora questo qua montato alle tue è uno spalle. specchio verticale, è uno specchio Uno verticale. specchio verticale. Questo vi lascia intuire che tutta la stanchezza delle settimane passate e probabilmente di quelle future di Mamma Alessandra mia. era dovuta a un trasloco. Non ne abbiamo neanche fatto tanto mistero. Infatti, mi sto azzardando a fare le congratulazioni per la casa nuova perché l'avevamo già detto in qualche maniera, quindi non... E quindi, Ci siamo congratulazioni. ufficialmente stabiliti nella nuova casa. Ne abbiamo ancora da fare per finire questo trasloco, ma ufficialmente viviamo qui. C'è E anche da questo dire è un'altra bellissimo cosa, per... che
Ed è una casa che ha delle stanze. Una casa che ha non delle è una casa stanze. Di 38 metri quadri. E che io la sfida in questi casi, quando c'è qualche amico che per la prima volta va a vivere in una casa con degli spazi che si possono chiamare spazi, è quanto tempo impiegherete a riempirla, secondo voi? Perché è ovvio che... Perché è ovvio che le cose che avevate nella casa vecchia occuperanno una minima parte di quello diciamo che... Diciamo che ho tipo 5 scatoli di libri di cui fare la cernita per dire questi restano a casa nuova e questi li porto a casa dai miei genitori che hanno lo spazio per lo storage. Poi Ale ha una collezione meravigliosa, io ne ho vista una parte perché non poteva esporla tutta, di Lego. Ho tutti i miei Lego Botanicals qui, finalmente li potrò rimontare e riesporre. Il bonsai, il fiore del paradiso, il bouquet. E quindi, insomma... E quindi sì, siamo a casa nuova e ci impiegheremo ancora un po' a riempirla e a viverla. Bene, intanto... In questi giorni stiamo facendo alcune aggiustatine della serie. Dopo aver vissuto un paio di giorni già qui, diciamo, ma magari questa cosa la spostiamo qui, è più funzionale. Insomma, stiamo facendo tutte però le cose stanno, del caso. Ci stanno queste. È normale. Questi ritocchi dell'ultimo secondo. Che poi io non so tu come sei di carattere o come sono di carattere i tuoi compagni, ma esistono quelle famiglie in cui i mobili stanno in una posizione non più di 6 mesi, perché poi rivoluzione, spostiamo tutto per cambiare un po'. Mia madre era una di quelle persone. Ogni tanto diceva, no, ma tutto è tutto disallineato e cambiava tutto quanto. Infatti noi la prendevamo amorevolmente in giro dicendo, no, guarda, il condominio è storto così, sposta quel divano più a destra. E con i miei compagni ogni tanto facevamo qualche aggiustamento in casa vecchia, in casa nuova abbiamo tutto lo spazio del mondo per fare aggiustamenti, ma diciamo che in fase di pianificazione abbiamo fatto 2 o 3 piani su dove mettere le cose per ottimizzare gli spazi, ma ovviamente stiamo facendo i conti anche con la realtà, cioè di che mobili abbiamo, di che mobili dobbiamo prendere e di quant'altra roba dobbiamo portare qua, perché abbiamo portato la mia roba, la roba del mio compagno, dobbiamo ancora portare la roba della mia compagna. Sai le cose che tieni a casa dei tuoi genitori in vista della casa definitiva, quello stiamo facendo. Esattamente, capisco perfettamente. Io dopo 8 anni che vivo in questa casa, così te lo dico per pura formalità, ho ancora della roba da mia madre negli scatoloni che dico prima o poi vado a prendere, e vado da mia madre una volta alla settimana, non è che non c'è stata in 7 anni occasione di portarmela, ma sono là, no, lo capisco, prima o poi me la prenderò. Nel frattempo Campbell ha detto una cosa meravigliosa: sotto casa mia c'è una vecchia cabina telefonica che qualcuno ha fatto diventare biblioteca, e anche quando non voglio riempire casa passo da lì, trovo sempre un libro da portare via. Sono invidiosa, ma sono anche grata di non vivere in quelle vicinanze, perché io sicuramente farei la stessa cosa, e già io ho un serio problema con i libri, e tra l'altro mi hanno anche regalato un buono libro per il compleanno che devo andare a spendere prossimamente. Ma io ho una domanda per Campbell, che prima di iniziare la nostra live ufficiale, perché nel frattempo 20 minuti di chiacchiere ce li siamo fatti, ma l'hanno fatta diventare una biblioteca nel senso che è uno di quei posti dove la gente, cioè dove tu prendi soltanto libri o li puoi anche, cioè, o vai là a lasciarli, oppure è semplicemente qualcuno che ha buttato una quantità di libri, perché io ne vedo anche di queste cose accanto ai cassonetti, ogni tanto vedo scatoloni pieni di libri, quindi vorrei capire se è diventata una cosa ufficiale, cioè là so che se voglio posso andare a prendere un libro o posso anche andarlo a lasciare, o se è più discarica, non... Ah, la gente passa e li lascia. Ok, allora è una cosa carina, cosa molto carina. A Torino, quando vivevo a Torino, ho trovato una di queste mini biblioteche, prendi uno, lascia uno, e ho lasciato alcuni libri che avevo deciso di non tenere più. Devo dire, è un buon modo per togliersi alcuni libri, perché vedi,
non sai mai che cosa si prende la gente, non sai mai che cosa la gente lascia. Ragazzi, io ho realizzato adesso. Non è una vecchia cabina telefonica. È una vecchissima cabina telefonica, se hanno fatto gli scaffali dentro. È vero. Quindi, perché oddio, era di quelle ancora con tutto il parallelepipedo. Oh mio Dio, ora mi sento razza. Erano ancora in funzione quando io ero piccola, queste cabine. Io ci ho fatto la mia adolescenza in quelle cabine telefoniche. Ti cambiavi il costume come Superman? No, non credo. Non c'è, credo una storia qui dietro. Non credo di averlo mai fatto di mia spontanea volontà. Wait, what? No, magari sarà capitato. Allora, capitava, che ti so dire, quando ero piccolo io, molto piccolo, ma ti parlo di in un'età in cui non ero ancora in grado di intendere e di volere, e in cui le mie azioni in gran parte, se non nella loro totalità, dipendevano dai miei genitori. Era un'epoca in cui nessuno si faceva problemi. Il bambino va cambiato, ma dove siamo? In mezzo alla strada, e chi se ne frega, lo cambio in mezzo alla strada. Uh-huh. E quindi potrebbe anche essere capitato un cambio di al volo di pannolino in una cabina telefonica, però non... Niente di scandaloso, un cambio di bambino. Dico, non di mia spontanea volontà, in quello intendevo, cioè che da quando ho modo di poterlo fare da solo, no, non mi sono mai cambiato all'interno di una cabina telefonica. Danielone scelta un'identità segreta, più di una, vampiro, ma non è questo il luogo per svelarne nemmeno una. E per rispondere alla domanda che il vampiro ha posto poco prima in chat, noi bisogna spostare le creature e la sapienza da uno o più di quei libri al nostro mondo. Ce li avete già tutti e quattro? Nel mio caso la risposta è no, non ho avuto un secondo di tempo per andare dalla Feltrinelli a comprarlo. E penso che parte del mio buono Feltrinelli ricevuto per il compleanno se ne andrà in quei libri, perché... li voglio, sono miei. Io ammetto di non aver avuto un secondo di tempo, e quello che ho avuto come tempo ho scelto scientemente di dedicarlo a me stesso, e mi spiego. Ho in maniera molto poetica descritto il mio weekend di ozio puro. Ma ozio puro nel vero senso della parola, cioè non avevo le forze di alzarmi dal letto barra divano. Per tutto il weekend ho dovuto recuperare psicologicamente e fisicamente settimane di stress. E quindi, per esempio, mi sono saltato la parata del Pride, che c'è stata sabato. Volevo andarci, ma sai quando vuoi fare una cosa, però appena provi ad alzarti dal divano dici no, non ce la fa, oggi no. Sì, ho presente, non è una cosa che mi sono potuta permettere di fare col trasloco di mezzo. Io e i miei compagni siamo andati alla parata del Pride ed è stata una parata molto bella, devo dire. Non ce la siamo fatta tutta, perché a un certo punto abbiamo raggiunto la nostra quota di rumore che potevamo sopportare e quanto potevamo sopportare essere sbalottati in mezzo alla gente, e però è stata una gran bella parata e sono contenta di esserci andata. Dopodiché siamo tornati a casa, ci siamo fatti la doccia e abbiamo fatto il trasloco, nel senso ci siamo stabiliti a casa nuova portandoci i gatti erano il segno definitivo, bon, ora viviamo qua. Cioè, anche perché non puoi spostarti da solo senza i gatti, cioè il trasferimento vero, no. Il trasferimento vero avviene insieme ai gatti. Comunque no, nessuno di noi ne aveva due, Nicole ne aveva tutti e quattro, qualcun altro ne aveva due, ma giuro raga, non in questo momento non ci sto. Tutte le case sono dei gatti. Infatti. Noi siamo affittuari, paghiamo l'affitto in scatolette, bustine e croccantini. Bene. Vampiro, io ti voglio bene, io ti voglio bene, ma giuro che ogni tanto mi sfugge il collegamento tra i tuoi soprannomi e le persone davvero esistenti. E quindi non so chi sia Avventurio, ma va bene così.
C'era qualcun Direi che altro che possiamo non vedo. passare all'evento della serata, il motivo Yes. per cui siamo tutti qui riuniti. Salve, io sono Alessandra e non bevo da 6, 7, 8. No, non è vero. Sì, ok, Comunque. collegato. Comunque, siamo qua per, spero, tra molte parentesi, chiudere, o non definitivamente, ma almeno Progredire. io direi, allora, la speranza è quella di chiudere a grandi linee. Poi ovviamente ogni cosa andrà poi ampliata e andrà, si dovrà scendere nei dettagli, ma chiudere a grandi linee la questione bestie magiche e magia all'interno del nostro libro game. Abbiamo definito nelle scorse live gli elementi, che sono, io c'ho qua il mio file comodissimo, che sono fuoco, acqua, terra e aria. Abbiamo definito che i poteri saranno soltanto questi quattro e che avranno il livello lo so fare e il livello sono maestro di. Abbiamo definito che all'interno della storia per ogni elemento ci saranno due creature che lo rappresenteranno. Una di queste creature insegnerà alla protagonista a usare l'elemento o a sbloccarne il ricordo. Poi la modalità di acquisizione dei poteri è un cavillo. Sì, ci La sarà seconda. Esatto. una quarta interazione tra una La seconda. creatura e la Brava. protagonista. Esattamente. La seconda creatura legata a un determinato elemento invece sarà la creatura che dovrà metterci alla prova su quell'elemento. Un poco come nei videogiochi, quando impari la skill X, dice la sei premi X per saltare, e poi ti fa fare un intero percorso solo di salti per dire bene, hai masterato il salto, qualcosa del genere. Esattamente. Tra l'altro, io no, no, non l'abbiamo mai detto, ma io do per scontato che sia chiaro a tutti che l'ordine in cui verranno incontrate queste creature è assolutamente casuale. Per cui ci si potrà trovare davanti la creatura che ci mette alla prova sulla magia del fuoco senza avere ancora sbloccato la magia del fuoco. Dovrai capire tu che avrai bisogno della magia del fuoco e che dovrai in qualche maniera sbloccarlo. Dico, questo Dico, era. non sarà difficile capire che avrai bisogno della magia del fuoco perché ti chiederemo: hai sbloccato la La magia magia. del fuoco? Esatto, E hai tu già sarai lì: sbloccato. cazzo, era la magia del fuoco, me l'ero scordata. Esattamente, esattamente. Però sarà anche divertente, ma da parte, secondo me, di chi ha seguito tutto questo progetto, incontrare la creatura e magari paragrafo dopo paragrafo, perché magari saremo così bastardi da non dire hai incontrato una salamandra, ma hai incontrato una creatura che ti sembra fiammeggiante, bla bla bla, e tu dovrai farti il flash, ma è quella che mi metterà alla Sì. Dico, prova o quella da cui devo imparare? magari ve lo ricorderete perché avevamo già cominciato a definire, per esempio, nel caso dell'acqua avevamo definito una creatura buona, chiamiamole buone e cattive per semplificare, ma amichevole e non amichevole possiamo chiamarlo, oppure tutorial e sfida, come Tutorial, preferite la voi, creatura tutorial la e la creatura creatura sfida. sfida. Per me è lo sto scrivendo Quindi, negli appunti, sappilo. ma va bene. Quindi qua abbiamo già definito, per esempio, nel caso dell'acqua, la creatura tutorial e la creatura sfida. Allora, la creatura tutorial sarà una sirena. Una sirena che abbiamo stabilito essere una persona del mondo di arrivo, che però si è resa contenitore per l'energia magica, che nel mondo che stiamo ideando, tra l'energia magica viene dal mondo d'origine,
ha origine nel mondo d'origine, si è insinuata nel mondo d'arrivo quando questi due mondi si sono intersezionati in qualche modo. Lo sapremo perché, non lo sapremo perché, non lo sappiamo neanche noi. Leggete i 34 libri della saga per scoprirlo. E in una situazione di difficoltà l'energia magica può eleggere alcune creature, alcuni esseri, inclusi gli esseri umani del mondo d'arrivo, e manifestarsi attraverso di loro in maniera a seconda di come gli gira l'energia magica. Certo, se stai affrontando un mostro d'acqua a diventare una creatura d'acqua, probabilmente è la cosa migliore. No, non abbiamo stabilito che fosse così. Avevamo stabilito che ci fosse sempre una creatura mentore, una creatura sfidante, ma abbiamo stabilito che alcune creature, che per qualsiasi elemento noi avremmo avuto interazione con una creatura che arrivava direttamente dal mondo d'origine attraverso l'intersezione, e una creatura che invece è nata dalla manifestazione dell'energia magica nel mondo d'arrivo. Questo era quello che avevamo stabilito. Non mi ricordo se avevamo stabilito, perché per due creature l'avevamo già deciso, ma non mi ricordo se era elemento che avevamo deciso che doveva essere per tutte e quattro le creature ibride. Nostro mondo di arrivo, mondo d'origine. Se la creatura del mondo di arrivo erano per tutte e quattro cuccioli d'uomo, perché già per due creature l'avevamo deciso che erano entrambi cuccioli d'uomo. Quindi non so se era una cosa che avevamo stabilito. Credo di aver preso un appunto sul mio quaderno, che però ho lasciato nell'altra stanza. Se tu vuoi continuare a spiegare, a finire il riassunto delle puntate precedenti e introdurre l'idea che abbiamo per stasera, io vado a prenderlo. Yes. E svelo l'arcano. Yes. A tra un secondo, ragazzi. Allora, scientist, io i suggerimenti che tu mi hai scritto in privato li ho letti. Uno di questi probabilmente verrà riformulato, ma li leggeremo in live. Non verranno presi alla lettera i tuoi suggerimenti, ma per un motivo abbastanza specifico, che è la live di stasera. Nel senso che alla fine della scorsa live abbiamo avuto un'intuizione, sono onesto, non ricordo neanche da chi è partita e perché, ma c'è stata questa intuizione di cercare, dato che a livello architettonico, a livello culturale, a livello di immagini visive, tutto il libro sarà ispirato alla tradizione italiana, di legare alla tradizione e al folklore italiano anche le creature. Non necessariamente al folklore siciliano, ma più in generale al folklore italiano. Se becchiamo quello siciliano, bene, altrimenti vanno bene anche creature di mitologie e culture di diverse regioni. Per esempio, in fase di studio della... stavo dicendo proprio questo, vampiro. In fase di analisi delle creature marine, era stata proposta e accettata la figura, la sostituzione del kelpie, questo cavallo marino predatore che attira gli uomini a sé per poi trascinarli nel fondo del mare e farci quello che ci deve fare, con la marabecca siciliana. La marabecca che, appunto, nella sua forma standard, vorrei dire, ha l'aspetto di una rana, di un rospo, di una creatura del mondo acquatico. Ora vedremo che ci sono diverse immagini, perché la cosa bella di queste creature
È la cosa bella del bestiario, delle creature mitologiche e folcloristiche siciliane e italiane, che ogni volta che tu fai una ricerca spuntano fuori delle robe sempre diverse. La marabecca, che viene illustrata nel sito da cui stiamo prendendo oggi le informazioni, ha un aspetto del tutto diverso da quella che io vi ho linkato nel gruppo Telegram la volta scorsa, semplicemente perché cercando marabecca su Google, la tipologia di immagini che viene fuori è molto vasta. Ma appunto, scientist, le tue proposte non sono state scartate perché non valide, anzi, erano entrambe molto valide, molto ben argomentate. Per una di queste potresti avere una sorpresa, perché una delle tue idee è stata, o perlomeno una delle caratteristiche per cui tu avevi scelto una creatura in particolare, a me è piaciuta e vorrei riciclarla, o perlomeno sfruttarla, ma vedremo in dettaglio perché comunque non voglio dare per sprecato il tuo lavoro, lo vorrei leggere in chat così anche Ale è messa al corrente di queste. Scommetto che riguarda il vegetale, sì. Hai scommesso bene e hai vinto. Ale già ha avuto un piccolo anticipo della caratteristica che mi ha incuriosito del vegetale. Vampire, essendo noi inchiostrichi, crederemmo la forma pescioide a chi? Alla marabecca? No, se la marabecca è forma rospoide barra comunque rettile a quattro zampe molto brutto, credo che Una cosa che potremmo fare. Anche perché la descrizione della marabecca è molto interessante, perché dice che assume la paura stessa di ciò che non si vede. E quindi è ciò, assume la forma di ciò che la nostra mente pensa vi sia in attesa nell'oscurità. Quindi volendo, potremmo anche fare la bastardata di darle questa caratteristica di mutaforma, un po' tipo molliccio. Però devo dire che a me è rimasta un po' nel cuore quella che Daniele ha condiviso qualche tempo È fa. Mi è vero, piaciuta veramente tanto. è vero. Ma quella potrebbe anche, poi noi potremmo anche decidere che quella che ho condiviso io nel gruppo sia la forma in qualche maniera La base, la originale. forma base. Sì. E poi magari la protagonista la vedrà nella forma quella che effettivamente le fa più paura. Potrebbe essere la sospa, anche perché tra l'altro io sarò ti giuro, non la riesco a trovare. Ma quando l'ho condivisa? Quanto tempo è passato? Una settimana più o meno. Inutile. Ah no, ok, perché non Telegram bastardo non me l'ha condivisa come immagine, ma come file. Sì, tra l'altro a me l'idea di quella che ho condiviso, che sembrava appunto A fatta metà di. tra una rana e un incubo. Sì, ma molto liquido, quindi mi sa dir cosa che cambia forma. Ironicamente potremmo darle come forma base quella che nella realtà nostra ha una salamandra, che è un anfibio ed è costantemente bagnato perché deve rimanere umido per sopravvivere. Si potrebbe Quindi fare, si potrebbe fare. Ma si può fare, direi che comunque. lavoreremo un poco di fantasia anche con Esatto. la nostra Federica. Assolutamente. Anche perché io posso fare uno scarabocchietto. No, ma poi ci sarà modo di scendere nei dettagli delle descrizioni. Già, sarà tanto riuscire a stabilire
nomi e ruoli delle creature. Perché Ma dovevamo. intanto possiamo. Scusa, prego. L'ultima cosa, poi ti lascio la parola e andiamo alla condivisione dello schermo. Perché oltre alla divisione, abbiamo tanti dualismi. Oltre al dualismo creatura tutorial, creatura sfida, creatura ibrida, creatura originale del mondo magico, creatura benevola nei nostri confronti e creatura invece non troppo benevola nei nostri confronti, avevamo anche detto che non tutte le creature sarebbero state dalla nostra parte, anche tra le creature tutorial. Cioè, avevamo ipotizzato che alcune di queste creature fossero sotto il controllo o addirittura in combutta con l'antagonista. Quindi c'è anche da stabilire creatura per creatura anche questa caratteristica, cioè se è dalla nostra parte o no, o se dobbiamo portarla dalla nostra parte, magari per superare una prova, o se la prova stessa sarà sconfiggere questa creatura nel caso in cui sia alleata dell'antagonista. Insomma, ci sono dei dettagli Un bel po' di decisioni da prendere. da decidere. Esatto. Per l'occasione, Alessandra ha trovato un sito molto molto interessante che si In chiama, in mancanza di libri. mancanza di libri che ci procureremmo, vabbè, comunque, quello, ha trovato un sito che si chiama monstermovieitalia.com, dove c'è una serie, una raccolta di informazioni, magari non esattamente completa, ce ne rendiamo conto, ma ce la facciamo andare bene lo stesso, dedicata appunto ai mostri d'Italia. C'è un articolo generico per tutte le regioni, e poi in realtà c'è un dettaglio regione per regione, che magari possiamo anche, nel caso serva, andare a controllare, perché nel dettaglio regione per regione ho visto che c'è qualche creatura, qualche mito in più, nel caso in cui non ne troviamo di convincenti in quelli già proposti all'inizio. Detto questo, io passo alla schermata di condivisione del video, in cui vediamo per l'appunto il sito o la parte in realtà che ci interessa del sito. Io sono già alla Lombardia perché non staremo qui a leggere tutta la descrizione del documento. Io non sono sicura di vedere. No, io non vedo la condivisione schermo È un momento dalla che mia vedo se postazione. riesco a condividerlo. Vedo se riesco a condividerlo. Un attimo. Si fa così. Si fa così. E si fa così. Boom. Ok. Tra l'altro, tu riesci a. Anche se io faccio così, tu lo vedi. Sì, perfetto. Sì, lo vedo. Ok, allora partiamo dalla Lombardia, anche se ammettiamo con noi stessi che c'è verso di mettere la pagina nera o più scura? Non credo, purtroppo non credo che questo sito. Allora, posso vedere se nella condivisione posso abbassare un attimino la. Vediamo se riesco in qualche maniera ad abbassare la luminosità. Vediamo un po'.
perché mi rendo conto che in effetti è molto bianco. Allora, così dovrebbe andar bene. Ok, l'ho reso un po' più grigio. Le immagini saranno un po' più scure, ma pazienza. Tanto immagineremo le nostre versioni. Esattamente. Allora, vogliamo leggere un mostro l'uno o una regione l'uno per andare più rapidi? Io direi di nominare le creature a cui avevamo pensato per i vari elementi, leggere la sezione dedicata e per quelli che non abbiamo ancora deciso, leggere qualche cosa per un mostro a testa per cominciare Perfetto. a restringere la rosa dei candidati. Allora, io non so se tu Allora. volevi fare un discorso prima o dopo sulla proposta di vampiro. Sì, effettivamente avevo una cosa da dire riguardo alla proposta di Vampiro che sul gruppo per gli abbonati su Telegram aveva proposto con tanto di opera d'arte di schizzo realizzato da lui, una creatura per l'aria. Ora, una creatura che non era effettivamente una creatura, ma che leggendo, sto citando testualmente il messaggio, non era creatura in origine, ma ce l'ha fatta somigliare, che andrebbe rimodificata, già che a disegno sto a livello infimo o quasi. Intanto un plauso per la fantasia, perché davvero ideare qualcosa da zero o quasi da zero richiede un certo sforzo ed è uno sforzo che viene apprezzato e apprezziamo anche il fatto che tu abbia voluto basare questa creatura sul simbolo della Sicilia che è la Trinacria. Per chi non lo conoscesse, magari Daniele può mettere una brevissima immagine rapidamente della Trinacria sulla condivisione schermo. Non l'avevo prevista, ma la cerco immediatamente. Scusa, avremmo potuto parlarne effettivamente, mi è venuta solo all'ultimo minuto che No, ma ci sta, ci forse sta. non tutti hanno sentito parlare della Trinacria, anche se è letteralmente su tutte le cose che riguardano la Sicilia politicamente. Vediamo, dovrei averla. Puoi Sentito Daniele maledirti per non chiedermi perché c'ho una trinacria nel desktop, ma ce l'avevo già. Perché lo Aspetta, prevedevi, vedi? Lo prevedevi. ragazzi, è molto sfocata, ma questa è una trinacria, non Ok. rappresentata dalla testa di una medusa, credo. Allora, andiamo a descrivere la Trinacria con i suoi elementi. La Trinacria in araldica è una figura femminile da cui si sviluppano tre gambe piegate in apparente movimento. La testa è nello specifico una testa di gorgone, quindi sì, una medusa o un'altra delle due gorgoni, creatura mitica dotata di un sguardo capace di pietrificare chiunque lo fissasse direttamente. Per questo motivo la testa di gorgone sembrerebbe significare proprio la pietrificazione del mare, ovvero il suo annientamento definitivo. I serpenti sul suo capo sono una metafora del rinnovamento e della rinascita, data la capacità dell'animale di cambiare pelle e le spighe di grano con essi intrecciati auspicio di ricchezza e fertilità. La triscere, invece, che sarebbe il disegno formato dalle tre gambe in movimento, rappresenterebbe la ruota della vita, passato, presente e futuro in un continuo alternarsi. Tocco veramente breve, in maniera breve da do dove è arrivato, da dove è cicciato fuori questo simbolo, il brevissimo mito della Trinacria, la nascita dei tre promontori all'origine dell'etimologia della parola Trinacria, che sono Tres e Acria, se ricordo bene il mio greco non mi ha fallito, ha proprio questo legame tra i tre promontori preminenti della Sicilia, e la creatura sono frutto della magia di tre ninfe giramondo.
che avevano viaggiato in lungo e in largo e avevano raccolto ciò che di più bello la natura avesse a disposizione per loro, e arrivate nel luogo che oggi è la Sicilia, decisero di stabilirsi qui. Sparsero tutto ciò che avevano in tre punti diversi del mare e fecero aprire le sue acque, dalle quali emersero le tre montagne in questione e l'intera isola. Quindi questa è l'origine della Trinacria. Mentre il nostro vampiro Cyborg aveva ideato questa creatura chiamata il Trinarconte, che, stando alla sua descrizione, vola fluttuando, rotreando bracci falci ad elica. Per darle un aspetto ingannevole potrebbe nascondere una faccia buona ed una cattiva, quella che vediamo, che potevamo vedere nel disegno che aveva inviato, e le falci si mostrerebbero solo dopo aver avuto rivelazione delle sue vere intenzioni. Volendo apprezzare ancora e ringraziare il vampiro Cyborg di quello che ha voluto creare e del suggerimento che ci ha voluto dare, prendere qualcosa che rappresenta in maniera così personale e pubblicamente la Sicilia e trasformarlo in una creatura con una testa e tre bracci che volano tipo elicottero, mi sembra una cosa che esce un poco dai Griffin. Divertentissima, per carità, molto divertente, ma non mi sembra appropriato, specie in un arco narrativo, in un'opera narrativa come quella che stiamo realizzando. Però io il Trinarconte me lo sono salvato di lato perché apprezzo molto il disegno che hai fatto. Allora, assolutamente sì. Ora leggeremo anche i tuoi suggerimenti, Scientist, e volevo dire a Vampiro che comunque a dare supporto alle parole di Ale, quello che stiamo cercando di fare non è, una volta che si è deciso di basarci su creature del folklore, vero è che siamo in un mondo di fantasia e possiamo manipolare a nostro piacimento le creature magiche, però vorremmo partire da una base più possibile concreta in qualche maniera. Ora, nello sfogliare questo sito meraviglioso, io e Alessandra abbiamo trovato, non sappiamo bene in base a quale criterio ci siamo entrambi focalizzati sul Friuli Venezia Giulia, che evidentemente è una regione ricca di folklore, e ci sono due creature che ci hanno particolarmente attirato della cultura del Friuli Venezia Giulia, che volevamo leggervi e parlarne tutti insieme per decidere se è possibile o no inserirle come creature. Credo, almeno dal mio punto di vista, sarebbero le creature originarie. Sì, creature che hanno origine nel mondo d'origine e si sono trasferite nel mondo d'arrivo. Esatto. O ci sono rimaste intrappolate, dipende. Può essere ambivalente, può cambiare. Un Marion ti devo bannare per farti festeggiare il compleanno. Tanti auguri! Tanti auguri! Ora vattene! Ora vai a festeggiare il tuo compleanno. Non è che non ti vogliamo, ma credo che tu abbia già saltato la laurea, San Valentino e altre ricorrenze per stare con noi live. E noi ti vogliamo bene, ma solo se questo non compromette la tua vita sociale. Cioè, già la nostra è abbastanza compromessa per i fatti nostri, ma almeno la tua salvala. E noi non è che non ti vogliamo, no, a noi fa piacere che tu sia qui e che noi tu stia... Noi ti vogliamo bene e ti vogliamo qui, ma siamo anche preoccupati per te. Se poi tu ci dici, io tutto quello che dovevo fare l'ho fatto, sono anche stanco perché ho lavorato tutto il giorno e sono qua per rilassarmi, sei nel posto giusto. Però, sappi che
La festa di oggi è finita. Ok, la festa di oggi. Ok, la festa di oggi significa che poi festeggerai per bene un altro giorno. Vabbè, la festa di oggi è finita. Vabbè. Fai come gli antichi principi che hanno una settimana intera dedicata ai festeggiamenti del loro compleanno? Io? Perché io lo approvo. Io faccio così pure. Ma non sono un principe, ho solo i genitori separati. E quindi festeggio una volta con il lato della famiglia di mia mamma, una volta con il lato della famiglia di mio papà, una volta con gli amici. E quindi in una settimana sono almeno 3 festeggiamenti. Guarda, io a tutti gli effetti non ho finito di festeggiare il mio compleanno, che ricordiamo si è tenuto a fine maggio, giusto per dare un'idea del tempo, perché ho festeggiato con i miei compagni il giorno stesso. Ho festeggiato con i miei genitori e la mia famiglia, tutto in un'unica funzione, perché io e mio fratello siamo gemelli, quindi stesso giorno, easy peasy, e mio padre fa il compleanno 6 giorni dopo, quindi di solito accorpiamo i 3 compleanni insieme e facciamo una pizzata fuori. E poi l'ho festeggiata con degli amici al karaoke, ma ancora non l'ho festeggiata con tutte le persone con cui gioco di ruolo. Mi dicono esserci ancora un regalo in attesa per me, quindi io non ho contato come la fine del mio compleanno. Ah, vabbè, non consideriamo i regali di compleanno fatti in ritardo, perché Federica il mio regalo di compleanno me l'ha dato tipo 2 settimane, 3 settimane fa. Io faccio il compleanno a settembre, cioè tra poco mi doveva dare quello del 2023. Ah, sabato, seconda parte della festa, dice un Marion, sì. Oggi era con la famiglia. Ottimo. E hanno anche fatto questa cosa strana, dice, hanno rubato la borsa di sua mamma, ma qualcuno, un 80enne, gliel'ha riportata indietro oggi. Mancavano solo 20 euro, ma guarda, in realtà quando è così, meglio, nel senso... Perché in realtà il problema, non credo, dico, ci dispiace per i 20 euro, ma io se penso alla rottura di palle di dover rifare tutti i documenti, magari c'erano chiavi, c'erano altre cose, tutto sommato bene che si siano presi soltanto 20 euro. Se l'è cavata facile. Comunque... Mentre sì, un Marion si ambienta, un Marion stiamo decidendo, giusto per recappone prima di iniziare, stiamo decidendo appunto la tipologia di creature che andrà a essere, diciamo, il nostro quartetto per due, ottetto, non so come si chiami, un gruppo di 8, ma credo che sia un ottetto. Di creature, no, detto, sì. Divise in 4 creature tutorial, come l'abbiamo chiamato, ovvero quelle che ci insegneranno a usare i poteri nel libro game, e 4 creature sfida, che saranno quelle che ci metteranno alla prova. Sia io che Alessandra abbiamo trovato 2 creature del Friuli Venezia Giulia, molto molto interessanti, e ora ve le andremo a leggere. Ale, vuoi cominciare con la tua di creatura? E spieghi anche perché, allora, e a quale elemento lo vorresti? Allora, quello che farei per cominciare è ricapitolare quella che avevamo già trovato per l'acqua. Ok. Perché l'avevamo sì presentata l'altra volta, ma è stato molto verso la fine live, quindi mi sembra doveroso presentarla di nuovo al nostro caro pubblico. Eccola. E la creatura in questione viene direttamente dall'abisso del folklore siciliano ed è la Marrabecca. Ci state seguendo tutti? Siamo sulla pagina giusta? Io vai. Sposto un secondo così posso vedere dove siete voi e dove sono anch'io. Raga, l'immagine è molto scura. Dall'abisso del folklore semplicemente siciliano. Scusa Ale, ribadisco, l'immagine è molto scura perché per comodità di lettura in condivisione vi ho reso lo schermo molto più scuro. Allora, ci siamo. Dall'abisso del folklore siciliano, tra le ombre più scure della terra, si annida la Marrabecca, una creatura mostruosa che a volte si presenta come una donna e altre volte come un mostro che vive nei pozzi e nelle cisterne d'acqua in attesa che i bambini e gli adulti vi caschino dentro.
La marrabecca, spauracchio inventato dalle madri per il, del mondo rurale per cercare di tenere lontani i propri figli dalla pericolosità dei pozzi, incarna anche la paura stessa di ciò che non si vede, di ciò che la nostra mente pensa vi sia in attesa nell'oscurità, in questo caso l'oscurità dei fossi. Data la situazione dell'isola in fatto d'acqua, è probabile che i pozzi fossero molto utilizzati dalle persone e che i bambini venissero solitamente mandati a prendere l'acqua, rimanendo spesso vittime di cadute perché ci si era sporti troppo e in modo incauto. La curiosità è che secondo alcuni studiosi la parola marabecca sia di derivazione araba, cosa possibilissima visto le influenze culturali storiche che quest'isola ha avuto. Un mondo tra l'altro non estraneo alla siccità e all'uso dei pozzi. In quanto a fattezze, non vi sono fonti certe, ma c'è chi sostiene che sia una creatura di Lovecraftiana ispirazione, con tanti occhi e altrettanti tentacoli. Gli autori del sito dicono che preferiscono immaginarlo come un grosso anfibio capace di attirare a sé le proprie vittime. Quindi, nella pagina che stiamo leggendo, c'è un ibrido tra un rospo comune, una faccia umana e una rana pescatrice con la lucetta che li attira e i denti che sono biologicamente improbabili o comunque molto storti. E questa era la nostra creatura d'origine legata all'elemento dell'acqua. Invito Daniele, visto che io ho cominciato leggendo la marrabecca, a presentare la creatura d'origine legata a un altro dei tre elementi. Ci spostiamo, come dicevamo, in Friuli Venezia Giulia. Esattamente. Intanto volevo salutare Nicola, il magaliere, che credo, senza nessun tipo di problema, poter dire essere qua dentro il massimo esperto di folklore siciliano, in quanto intanto possessore di tutti e quattro i libri, è stato quello, il ragazzo che ci ha postato la fotografia e ci ha dato modo anche di sapere i titoli e casa editrice dei libri che poi tutti, sia io che Alessandra che Federica, vogliamo comprare, sia perché lui, master di gioco di ruolo, vive e gioca tantissimo a un'ambientazione, si chiama Brancalonia, ambientata in un'Italia alternativa. E la maggior parte delle sue avventure, delle sue campagne di Brancalonia sono giocate, anzi, credo la totalità, giocate in questa Sicilia alternativa, e quindi lui per le sue campagne ha studiato proprio parecchio fiabe e folklore siciliano. Volevo inoltre aggiungere a Kampalk. Kampalk non sono creature create da noi in chat, stiamo cercando delle creature del folklore siciliano e non, tant'è che ora ne vedremo due di fila del Friuli Venezia Giulia, che possiamo, a cui possiamo ispirarci per inserirle nel nostro libro game come creature provenienti da un mondo magico. La prima creatura devono essere indiscutibilmente legate a un elemento. La creatura che abbiamo letto in questione, che era la marabecca, l'abbiamo legata al mondo dell'acqua. Tra l'altro, appunto, soltanto che giusto nel caso dell'acqua, che avevamo entrambe le creature, avevamo già fatto una distinzione tra quale creatura sarà la creatura tutorial e quale la creatura sfida. Ci spostiamo in Friuli adesso con Danilone. Ci spostiamo, che ci racconta di un'altra creatura. Allora, la cosa figa è che in live la condivisione rende l'immagine della creatura una sagoma completamente nera. E questo mi piace molto. Allora, la creatura che ha attirato particolarmente la mia attenzione è... sono, perché è un popolo, sono gli Sbilfs. Che per me è tipo, io quando ho letto Sbilfs, non so perché, ma mi sono venuti in mente gli Smurfs, che poi è il nome originale tedesco dei puffi. Non so neanche se effettivamente hanno delle idee alla base simili, però può essere, io non lo so. Però io leggo la definizione di Sbilfs, creature della
del folklore del Friuli Venezia Giulia. Gli Sbilfs, accostabili ai classici folletti dei boschi, sono protagonisti di molte leggende della Carnia, regione storico-geografica del Friuli. Abituati a passare inosservati, sembra che abitino nel sottobosco, in particolare nelle cavità degli alberi, anche se non disdegnano di stare più vicino all'uomo, per esempio in stalle e fienili. Sono di piccole dimensioni e molto intelligenti, oltre che burloni. Hanno un umorismo simile a quello dei bambini e amano fare scherzi, che diventano più seri se qualcuno osa tagliare un albero senza motivo. Si vestono prevalentemente di rosso e sono golosi di latte e farina di mais. Tra i loro poteri pare vi sia l'invisibilità e possono scegliere se mostrarsi o meno a qualcuno. Le persone di buon cuore e i bambini hanno più possibilità di incontrarli. Il loro umore è abbastanza volubile e spesso si danno un nome in base al carattere. Raga, questa cosa sono i puffi. Cioè, si danno un nome in base al carattere, sono chiaramente i puffi. Alla zona in cui vivono o agli scherzi che fanno. Questo significa che si dividono in più tipologie. I lisci annoda fili e corde nelle case. Il brau ama scucire vestiti e tendaggi. Il bagan, che abita le stalle, rovescia i secchi di latte e nasconde gli attrezzi. Il pamarindo blocca il passaggio ai viandanti gonfiandosi a dismisura. Ve ne sono di più crudeli, come Bobo Rosso, che provoca incubi ai bambini. Una variante interessante è il popolo dei Gurluz, ora estinto, o Gurluz, forse Gurluz, ora estinto. D'altro, a me fa impressione come se ne parli, come di roba realmente esistente, quindi dice, no, oh, fidati, i Smilfs ci sono. I Gurluz no, i Gurluz si sono estinti, di loro lo sappiamo. Tu non lo sai. Ma i Gurluz si sono estinti. I suoi membri, i Gurluz all'epoca, quando esistevano, rubavano cibo dalle cucine per saziare il loro appetito. Costruirono un castello per metà interrato, dove era custodito un ricco tesoro. Pare che un esercito straniero li uccise tutti, ma il tesoro non fu mai ritrovato. Praticamente sono a metà tra i gremlins nostrani, come dice Campal, che i puffi. Ma, e qui mi viene in aiuto il suggerimento di Scientist for Fun, a che elemento potremmo legarli? Normalmente, leggendo quanto è stato descritto, verrebbe in mente, come è venuto in mente giustamente a Vampiro, di legarli alla Terra. E invece il suggerimento di Scientist for Fun, che aveva suggerito un vegetale, fa sì che noi leghiamo queste bestie all'aria. Come all'aria, direte voi, che è la stessa cosa che ho detto io quando ho letto il suggerimento di Scientist for Fun, un albero legato all'elemento dell'aria, e questi sono folletti che abitano negli alberi legati all'elemento dell'aria, perché è grazie agli alberi e ai vegetali che l'aria viene in qualche maniera purificata per tutti gli esseri viventi. Producono letteralmente l'ossigeno che respiriamo noi. E in una città che è a metà tra la nuovissima tecnologia e una cultura un po' più antica, un po' più rurale e folcloristica, ci sarà bisogno di aria pulita. Quindi perché no? Poi, tra l'altro, leggendo la descrizione, voi vi siete persi l'imitazione nel pre-live del pamarindo, questo
esserino che blocca il passaggio ai viandanti gonfiandosi a dismisura. Alessandra mi ha fatto un'imitazione stupenda di un pamarindo. Infatti, Scientist aveva proposto proprio un faggio. La proposta del faggio viene leggermente scartata, ma solo perché ci stiamo rifacendo a creature appunto del folklore italiano, ma viene riciclata l'idea di una creatura prettamente di terra, che però noi leghiamo al concetto di aria. Secondo me ci sta, ci sta. Quindi quando Vampiro scrive allora potremmo incontrarlo in un parco, era più o meno quello che ci siamo immaginati anche io e Alessandra. Potremmo incontrarli nel Sì. parco. Ora, prima di passare alla prossima creatura, abbiamo identificato la creatura d'origine dell'aria. E io intanto la segno nel nostro documento. Mentre io la segno sul nostro documento. Io ho pure i miei appunti scrivendo creature d'origine e se l'avevamo già pensato, creatura sfida o creatura tutorial. Esatto. Intanto io mi segno anche un appunto mio personale, cioè che devo andarmi a controllare se effettivamente gli Sbilfs hanno dato origine o ispirazione ai Puffi. Ma quelli sono fa fa fatti miei personali. Sì, vampiro, sì, era una. Un sì. Ma la domanda è: abbiamo visto che sono creature che hanno un'indole scherzosa, che però possono diventare degli stronzi, nel senso che gli scherzi che fanno possono diventare anche parecchio cattivi. Possono addirittura far venire gli incubi ai bambini, si possono rendere invisibili. Quindi diciamo che non hanno un'accezione nettamente positiva o nettamente negativa. Noi li vogliamo vedere come le creature tutorial o come le creature della sfida? Io ho una mezza idea di averli come creature sfida, perché la scena che mi sono dipinta in testa e che ho scritto nel 45esimo libro della saga è queste creature strettamente connesse agli alberi, all'aria, in un parco che però è un parco urbano, non è una foresta dove hanno avuto origine, magari sono un po' scazzati col resto del mondo. Se noi stiamo facendo il possibile per darvi l'aria pura, per tenerla così, e ste cappericchio di fabbriche, quei SUV che escono ed entrano a ritmo continuo, noi facciamo il possibile, siamo incavolati con voi. Quindi Ok, ci quindi ci vedo sarà. una giusta diffidenza e anche una certa frustrazione nei confronti degli esseri umani e un incontro con la protagonista in cui la protagonista è della serie Voilà! Mega potere, vi aiuto a ripulire una grossissima fetta d'aria della città e state tranquilli, stiamo lavorando per risolvere la cosa. Grazie per la vostra chiamata, siete il quinto cliente in attesa. Quindi l'incontro con gli Sbilf sarà il momento. Signora, qui una volta era tutta campagna. No, l'hai messa meglio tu di come l'abbia messa io. No, ma giuro che a me è venuta la citazione semplicemente ascoltando la tua descrizione. Cioè, mi è piaciuta tantissimo la tua visione. E mi sono immaginato lo Sbilf vecchietto, che poi non è che me lo sono immaginato, ragazzi, voi in live vedete una sagoma nera, ma giuro che
L'immagine che abbiamo davanti io e Alessandra è di un folletto anzianotto con i capelli sparati in aria e la barba fatta di foglie. Per darvi un'idea, ha i capelli di Goku da Dragon Ball, però fatti di foglie, e la barba fatta pure essa di foglie, che sembra un po' con barba albero. Esatto, è il grande sbilfo, esattamente, è il grande sbilfo per restare nell'ottica Puff. E io ti giuro, allora, io ti prometto, Alessandra, due cose. Due cose. Cose. Ovvero che il grande sbilfo di Rasignora qui una volta era tutta campagna. E Amo, che gli sbilfi adoro. parleranno soltanto dicendo che loro sbilfano, le cose sono sbilfose. E per me sarà una mega citazione ai Puffi. Dovremmo lavorarcela bene, però non sono contraria. L'idea mi sbilfera. Ovviamente questi sono deliri, non me li sto neanche segnando negli appunti, ma è una di Io quelle. sì, io ho segnato qui, era tutta campagna accanto a sbilfi, creature d'origine e sfida. Ottimo, ottimo. Super Mario Vegan, tieni i miei soldi. Ragazzi, io vi adoro tutti. Meravigliosi. Allora, sbilfi promossi. Che poi si chiamano Sbilfs, quindi Sbilfsi. Non lo so, Sbilfs mi sembra Potremmo italianizzarlo a plurale. sbilfi, anche perché non c'è una spiegazione chiara sull'etimologia, come era nel caso della marabecca. Esatto, esattamente. Allora, finito il discorso Sbilfi e ci segniamo anche che sono la nostra creatura sfida. Se non l'abbiamo già segnato nel documento. Creatura sfida. Gli sbilfi al pesto li mangerei. Effettivamente sembra anche il nome di un formato di pasta. Sì. Tipo le trofie. Gli sbilfi al pesto. Non so, due sbilfi al pesto così, però. Gli sbilfi freschi con il pesto di cime di rapa. Saranno alti 2 mele o poco più. Comunque, ragazzi, ecco, piccola digressione sui puffi. Quando Cristina D'Avena dice che sono alti 2 mele o poco più, e una mela sarà 10 centimetri, quindi almeno un puffo sarà almeno 20 centimetri. Ok? Ma voi quanto sono grandi i funghi dove vivono? Ma soprattutto, un villaggio con dei funghi alti 1 metro, ma come fai a non vederlo? Beh, questo risponde alla grande mitologia dei puffi, per cui c'è una sorta di campo magico C'è il campo magico, vero? attorno. Cioè, per forza, perché altrimenti non si Secondo il spiega. film, che io non conto interamente nel grande lore dei puffi, c'è una barriera che separa la foresta dal villaggio dei puffi, motivo per cui Gargamella deve fare l'impossibile per catturarli. Ok, ci sta, ci sta. Comunque, campo al che mi piace, la sua dice, per motivi di copyright, i nostri sbilfi sono alti 2 pere o poco meno. Ok, ma sono le perette quelle che si trovano qua in Sicilia che sono tipo 5 O centimetri quelle o alte le così. pere classiche tipo IGP Emilia-Romagna? Comunque, abbiamo Ad deciso ogni modo, chiuso il chi delirio. abbiamo delirato sugli sbilfi. Deliriamo Beh, un attimino. che cosa ci facciamo qua se non divertirci e creare le cose divertendoci, dai. Lo vedi solo se hai mangiato i funghetti che trovi prima. Vedi, sono le cose per trovare il villaggio Ma degli sbilfi. chef kiss. Ma Alessandra ha avuto un'altra pensata, un'altra creatura, sempre del Friuli, ha attirato la sua attenzione. La vuoi presentare? Sì, la creatura che troviamo giusto un paragrafo o due più in basso dello sbilfo, subito dopo la Dama Bianca. È l'Orcolat, se vuoi mostrare l'immagine subito prima che passiamo a leggere la. Guardate che bello. L'Orcolat, sempre del Friuli, è un essere mostruoso simile a un orco, indicato dai friuliani come la causa dei terremoti, ed è per questo che io lo connetto strettamente all'elemento della terra.
Ricorre spesso nelle favole della Carnia e vive in una caverna nelle montagne, precisamente ai piedi del monte San Simeone. Ogni volta che si muove bruscamente causa scosse nel terreno. Pare che un giorno, mentre portava il suo bestiame al pascolo, trovò dei funghi e li mangiò. Probabilmente vide gli sbilfi nel frattempo. Esatto. Ah. Essendo velenosi, gli causarono il mal di pancia e lo fecero cadere in un sonno profondo. Durante la pennichella, un'orda di briganti scese dalle montagne per compiere razzie, incendiando vari villaggi. Disturbato dal frastuono, l'Orcolat si svegliò e cacciò i malviventi. Avendo saputo della cosa, gli abitanti salirono alla caverna per portare doni all'orco, ma lo trovarono addormentato e circondato da migliaia di farfalle. A quel punto, gli abitanti di Bordano dipinsero un nugolo di farfalle sui muri delle loro case, in modo che l'Orcolat, per stare attento a non distruggerle, camminasse in punta di piedi. Un racconto alternativo tira in ballo un complotto degli abitanti per liberarsi dell'Orcolat, reo di causare troppi danni ai villaggi circostanti. Essendo ingordo, gli capitava spesso di sottrarre bestiame ai pastori. Inoltre, con gli starnuti, scoperchiava i granai e causava esondazioni quando si lavava nei fiumi. Un giorno i paesani, esasperati, si radunarono in una taverna per trovare una soluzione. Un baro di professione, chiamato Tite, escogitò un piano. Il giorno dopo, preso un carretto carico di vino, andò dall'Orcolat e gli disse che se lo avesse sconfitto a briscola, avrebbe avuto diritto al vino nel carretto e a tutta la riserva alcolica del villaggio. La partita iniziò e Tite, per la prima volta in vita sua, dovette barare per riuscire a perdere, dato che l'Orcolat non era certo una cima. Entusiasta della vittoria, l'Orcolat si scolò l'intero contenuto del carretto. I paesani arrivarono con numerose botti e le depositarono come promesso nella caverna del mostro. Di fronte a tanta abbondanza, l'Orcolat non ebbe modo di resistere e bevve fino a svenire. Approfittando della cosa, i contadini bloccarono l'entrata della grotta con delle pietre. Quando l'orco si svegliò e comprese la situazione, era troppo tardi. E ancora oggi è intrappolato nella caverna, battendo i piedi e i pugni sul tavolo, mentre causa terremoti pensa ancora all'inganno di Tite. Allora, io mi sono fermata con la mia immaginazione al fatto, a questa immagine di questo immenso orco che dorme pacifico circondato dalle farfalle, per cui i paesani dipingono farfalle sui lati delle loro case per dire l'orco starà attento camminando nella zona e non causerà territori. E mi è venuto in mente che, come ho già detto, è una creatura perfetta per connetterla all'elemento della terra, ma è anche una creatura perfetta per essere il nostro tutorial. Immaginati, citando Ian Malcolm da Jurassic Park, una volta che hai imparato a fare un uomo a pezzi con le tue mani nude, capisci anche perché non lo devi fare. E tu immagina una creatura capace di causare terremoti che prende coscienza di questa sua capacità e fa il possibile per non farlo. Poi dici, a volte capita un giorno con la luna storta in cui basta che non ti consegnano un frozen yogurt e tu diventi, ti incazzi proprio come una iena. E quindi terremoto magnitudo 4. Dico, assolutamente. Stavo per dire, siamo pur sempre umani. Ma mi sono resa conto che parliamo di creature non umane, quindi mi sembra che una creatura che ha coscienza del suo potere e fa il possibile per controllarlo sia una creatura mentore, una creatura tutorial ideale, proprio al bagio per l'elemento della terra. Che ne dite voi? Io sono molto d'accordo. Ciao Fede! D'accordo. Benvenuto ciao, in live. Fede. Ciao Fede, ciao. Allora, approfitto della presenza di Federica, o perlomeno mi ricordo, mi ha ricordato una cosa che comincio a dirvela adesso, poi la ripeterò anche tra qualche minuto in realtà, perché quando è successo che sono le 11:10? È proprio vero che il tempo vola quando ci si diverte. Vi volevo soltanto annunciare, mentre magari accumuliamo un po' di commenti riguardo l'Orcolat in chat, che questa settimana le live saranno esclusivamente
No, Scientist, creatura È creatura tutorial, tutorial. perché ci insegnerà il rispetto della vita, nonostante si abbia la potenza con la magia della Terra di creare enormi danni. Stavo dicendo, le live saranno soltanto quella di stasera e quella di venerdì, oltre che alla live di mercoledì, dove giocheremo a Edor sul canale Time to Dice. Questo perché domani vado a vedere quella gran cacata che sarà, ma ci devo andare, lo devo al Daniele, quindicenne. Vado a vedere al cinema il film dei Cavalieri dello Zodiaco, che era soltanto oggi, domani e dopodomani. E il live action dei Cavalieri dello Zodiaco farà veramente schifo, ma è giusto che Daniele quindicenne abbia la sua soddisfazione e me lo vada a vedere. Mentre la live del giovedì sera salta, a meno che non la voglia fare Federica, ovviamente, perché ho una cena di famiglia, fine, ho un impegno di famiglia. Perché ma ti devi punire? No, allora io sono da un certo punto di vista parecchio consapevole della spazzatura che sto andando a vedere, ma dall'altro sono conscio che non può essere peggio di tante altre cose che ho già visto. E quindi, Non può essere così peggio di Death Note o di Bleach. Per esempio, potrebbe non essere peggio di tante cose del live action di Bleach. E poi lo faccio anche perché voglio vedere tutta la spazzatura possibile live action ispirata a anime e manga in modo tale da arrivare preparato l'1 di agosto, o comunque agosto, non so esattamente qual è la data di rilascio, e poter apprezzare per davvero il live action di One Piece. Perché se vedo tutta la spazzatura Io prima, il confronto con One Piece sarà per forza positivo. È tutta una tattica per farmi piacere anche One Piece. è un ragionamento che fila, anche se io rimango molto cauta sul giudizio, perché secondo me, anche se non lo seguo, devo dire, l'ho abbandonato abbastanza presto One Piece, quando ancora lo trasmettevano su Italia 1, per dire. Più che altro perché sono cresciuta e ho smesso di avere tempo per vederlo e non avevo ancora abbastanza soldi per comprarmelo. So comunque che il world building e il cast di personaggi e la complessità della storia sono troppo estese per poterle condensare per bene in una serie di 7-8 episodi, perché ho capito che non sarà un singolo film di 90 minuti, ma saranno degli episodi Dovrebbero essere una decina di abbastanza episodi per abbondanti. i primi due o tre volumi del manga, perché dovrebbe essere la prima stagione di una serie. Vediamo come va. Io sono con le dita incrociate perché One Piece tra le opere moderne è una di quelle che mi ha onestamente colpito di più. Io ero già piuttosto avanti con gli anni quando è arrivato in Italia, però diciamo che merita, merita. Allora, a parte questa piccola digressione sui miei impegni settimanali e quindi sulle live che saranno solo lunedì e venerdì, abbiamo trovato le nostre due creature originarie del mondo magico legate all'aria e alla terra. Adesso dovrebbe toccare alle due creature ibride, rispettivamente dell'aria e della terra. Ma ci ricordiamo che ci manca anche quella del fuoco, perché la No. creatura originaria del fuoco avevamo individuato l'iguana mandra, Sì, cioè ma l'iguana salamandra. alla fine della live scorsa l'avevamo trovata la creatura ibrida del fuoco, perché io me la sono scritta, ed era un cucciolo d'uomo che era stato
era finito all'interno di un incendio. Non avevamo stabilito se un incendio fosse all'interno di una foresta, di un edificio, non l'avevamo specificato, che fondendosi con l'energia magica era riuscito a scappare dall'incendio, a sfuggire alla morte, librandosi in aria. E quindi c'era questo uccello di fuoco che noi all'inizio avevamo identificato molto geneticamente con Fenice, però poi si era detto ma non si può fare con l'aspetto di un gufo o comunque di un uccello che non deve essere per forza la Fenice. Si era detto semplicemente un generico volatile non meglio identificato. Esatto, vampiro, non gli abbiamo dato una forma specifica. No, ma era proprio in chiusura di live, eravamo stanchi morti, quindi ci sta che alcune cose io me le sono lo so soltanto perché me l'ero scritto, non perché me lo ricordassi effettivamente. Quindi tenendo conto che l'iguana / salamandra è la nostra creatura tutoria del fuoco, questo uccello di fuoco sarà la nostra creatura sfida. Esattamente. Bene, grazie per avermelo ricordato. Bella gaffa che ho fatto in live. No, vabbè, ma figurati. Che me l'ero scordata, cioè, completamente. Ma figurati, ci sono tante di quelle cose che mi scordo io. Intanto il suggerimento di Campbell che è molto divertente perché ha suggerito Lupupa. Perché io non avevo idea di che forma avesse un upupa, me la sono andata a cercare. Sono bellissime le upupe. E c'ha questa, quando la apre, c'ha questa cresta che effettivamente potrebbe, se te la immagini di fuoco, essere parecchio evocativa. E poi ci sta anche il fatto che essendo un cucciolo d'uomo, Che dalla nascita di questo non venga fuori una creatura maestosa ed enorme, ma venga fuori un upupa. Che sarà potente, perché ricordiamo che non è la dimensione che rende un essere magico potente. Tipo l'acconciatura all'ultimo dei Moicani, sì. Ci sta. Così. Dobbiamo trovare. Intanto segniamo come appunto forma di upupa con punto interrogativo. Perché devo dire che è molto bella come upupa. Dici, non ha neanche bisogno di essere qualcosa di così spettacolare, anche se per me le upupe sono spettacolari. Adesso ci resteranno da decidere quelle della terra e quella dell'aria. Ora, io non so se Nicola è ancora in live, ma Nicola, se sei in live e hai delle creature che noi ancora non abbiamo toccato del folklore siciliano, che ti possono ricordare in qualche maniera, eccolo, ci serve un suggerimento su creature possibilmente ibride umano-animale, o comunque che è possibile ricollegare da background all'unione tra un essere umano e un animale, che possono essere collegate all'aria e alla terra. Oh no, povero Campalk. Campalk. Allora, io rido. Perdonaci. Io rido perché in questo momento lo immagino in mutande sul terrazzo chiuso fuori e mi dispiace tantissimo. Io rido perché è una scena molto comica da immaginare. Ma in questi casi che si fa? Cioè, a parte andare a dormire in balcone, cioè restare là a dormire e approfittare del, non so neanche che temperatura faccia in quel della Romagna, perché Campal che mi confermi che non so da che parte stai dell'Emilia Romagna, se stai in Emilia o se stai in Romagna o se per voi è tutto uguale. Bologna, ok, quindi
per me è uguale, nel senso che, ripeto, io e la geografia non siamo fortissimi, quindi fa caldo, umido da schia. Emilia, ok, Oh non era no, mi per insultare. spiace. Allora, c'è Fede che dice: questa scena mi ricorda un sacco quando Charles Leclerc è stato lasciato fuori dalla moglie durante una sua live. Ha fatto una live su Instagram per dire ai suoi fan di avvertire la fidanzata. Ma è una cosa meravigliosa. Una cosa meravigliosa. Vedo un gatto, chiedi al gatto di aprirti. Allora, per l'umano acqua si potrebbe inserire con la pesce e. Sì, mette un po' di musica leggera, ovviamente. Mi rifiuto, mi rifiuto. Sull'umano acqua avevamo già trovato la nostra creatura marina, sirena, che io molto in maniera irrispettosa chiamo la sirena brutta, nel senso che sono quelle sirene, quei mostri più che sirene, più pesci che umani. Ogni volta che questa cosa io la ripeto, c'è Ale che sempre ci ricorda che esistono delle illustrazioni meravigliose prese da Fairy Oak. Nope, le cronache di Le Spiderwick. cronache di Spiderwick. Da Fairy Oak era ispirato il look Fairy Cottage Core della coprotagonista. Allora, Fede, tu ti sei persa una parte. Allora, la sirena. Ok, facciamo dire. Tanto ormai siamo nel trash più totale da questo punto di vista. Faremo dire alla sirena: metti un po' di musica leggera, che oggi ho voglia di niente. Tanto abbiamo già deciso che lo spirito dei boschi, lo spirito dell'albero. Sono questi spiriti che si chiamano Sbilfs, che vivono all'interno degli alberi, diranno alla protagonista: signora, qui una volta era tutta campagna. E quindi diciamo che già l'atteggiamento trash ironico delle creature ci può stare. Anche Fede apprezza il qui una volta era tutta campagna. Ci sta. Sì. Poi tra l'altro, Fede, poi ti faccio un mega riassunto su queste creature che per me saranno i puffi del nostro libro, perché si chiamano Sbilfs. E ognuno di loro ha dei caratteri, il nome gli viene dato in base al carattere, cioè è proprio chi chiaramente. Chiaramente sono i nostri puffi. Intanto Campal che ci fa sapere che la sua vita è salva. Bene, siamo contentissimi di Ha sentirlo, risposto. Campbell. Sono chiaramente gli Smurf che sono chiaramente i puffi. Lo vedi che anche tu hai fatto lo stesso collegamento mio, perché gli Sbirf sono per forza gli Smurf o qualcosa di simile. Comunque Sì, danno il nome in base al loro carattere, fede, cioè, Sì, tali e quali. fanno gli scherzi, vivono dentro gli alberi, possono diventare invisibili, sono chiaramente i puffi. Sono chiaramente i puffi. Detto questo, io direi che per me possiamo anche chiuderla qua. Nel senso che abbiamo fatto le nostre ricerche, abbiamo parlato delle due creature originarie Allora, Uomo Terra, c'è un suggerimento al volo che chiudiamo così la live. Con questo suggerimento della serie ragioniamoci e poi la prossima settimana vediamo. L'Uomo Terra si potrebbe mettere il liotro, che a livello storico sono gli elefanti nani della Sicilia, che però sono divenuti anche testimonianza dei ciclopi. Allora, liotro io me lo cerco, anche perché nel nostro documento mi sa che non era incluso, ma me lo cerco immediatamente.
Ah, il liotro, tra l'altro, è anche il simbolo di Catania. Sto vedendo proprio adesso. Quindi l'elefantino di Catania ha un nome, cioè che per me era sempre l'elefantino di Catania, cioè non... Sono molto onesto, non sapevo avesse un nome proprio o comunque una storia dietro. Ok. Ok, c'è da studiarselo. Come un essere umano può trasformarsi in un elefante, ma gli daremo un bel background. Non è male. È un'idea. Segnata tra i suggerimenti. Esattamente, esattamente. Vampiro Cyborg, l'aggiornamento al volissimo è che abbiamo le due creature originarie, quindi abbiamo gli Smirfs per l'aria e l'Orcolat per la terra. Nel frattempo torniamo alla schermata di con le sole webcam. Scientist ci suggerisce anche la storia di Aretusa, io me la segno tra le cose da studiarmi per la prossima settimana. Mancano all'appello, quindi, fondamentalmente, le due creature ibride. Sia per la terra che per l'aria. Ne stiamo parlando. Campbell, che dice gli antichi bolognesi, quando incontravano una creatura che non conoscevano, la chiamavano Zavai e distruggevano così ogni traccia di romanticismo. Sarebbe curioso, non so se si può tradurre in italiano cosa vuol dire Zavai. Ma cosa vuol dire Zavai in non lo so, bolognese? Sono onesto, ma perché la parola Zavai? Sto chiedendo a Campbell, infatti. Ah, bagaglio. Che cose strane. Io all'inizio, quando ho letto l'affermazione di Campalk, mi sono ricordata la storia d'origine del Basistas, la finestrella che si apre sopra la porta per far circolare l'acqua, l'aria. E letteralmente Basistas deriva dal tedesco Basist das, che vuol dire cos'è quello, che i tedeschi non avevano mai visto quella cosa, questa cosa fatta sulle porte per fare circolare l'aria, e chiedevano Basistas, è rimasto il nome Basistas. Questa cosa è geniale, io lo sto scoprendo adesso. Mi fa ridere a oltranza ogni volta che ci penso, io non ho Basistas a casa. Io ho tutte le finestre che si aprono a Basistas. E quindi in qualche maniera so anche... Quindi ho del tedesco in casa, cioè so parlare tedesco, ora non lo so. Sì. Meraviglia. Comunque sì, dobbiamo ragionare un pochettino sulle creature del mondo d'arrivo per la terra e per l'aria. Ci faremo un paio di idee se riusciremo in settimana e ne riparleremo alla prossima live lunedì prossimo. Io mi sono segnato anche il suggerimento di Nicola sulle donne di Fora e donne di Dintra per l'ibrido aria uomo. Mm-hmm. E detto questo, io come sempre ringrazio Ale per la presenza, nonostante la stanchezza di un trasloco non si tira indietro, che le fa molto molto onore. Un elefante centauro. Ma che creatura strana. Vediamo. Sì. Vediamo. L'elefante era stato detto un uomo elefante per Uliotru. Ma esatto. Dovremmo andarci a studiare un pochettino l'origine. Esatto, esattamente. Ringrazio tutti quelli che ci hanno fatto compagnia, tutti quelli che hanno dato le loro idee. Ragazzi, continuo a sfornarle perché Uliotru, un attimo che te lo scrivo in chat. Ah, ok, grande Ale. Mi hai anticipato. Ci stavo già pensando appena mentre lo dicevi.
E grazie anche per averci intrattenuto con le storie di che cosa è successo, chi è rimasto chiuso fuori, chi festeggia il compleanno a più mandate. È stata una live veramente divertente con tutte le immagini che ci siamo dipinti in testa. Ma soprattutto una cosa che volevo dire è che ragazzi, chi di voi ha delle idee e vuole effettivamente condividerle nel gruppo del, sia nel gruppo degli abbonati che in generale, scrivo sul gruppo. Stavo dicendo esattamente questo, Nicola. Sì, scrivete sul gruppo, scriveteci in privato. Dico, Scientist ha scritto in privato, ha fatto due creature. Il nome del, allora, il sito delle creature te lo sparo immediatamente qua in chat, anche se è ovvio che questo sia un insieme minimo di creature, ma noi ci stiamo basando su questo. Però appunto, le idee per esempio di Scientist sono arrivate effettivamente durante la settimana e sono servite da ispirazione per quello che abbiamo detto stasera. Quindi non limitiamoci a fare i compitini durante la live, ma è bello che se avete voglia, tempo di immaginare le cose, di sviluppare la vostra creatività legata al progetto, fatelo anche nel gruppo e creiamo discussione nel gruppo, che non fa mai male. Detto questo, io volevo approfittare per fare un piccolo ride di fine live, che non facciamo da un bel po', per fare un piccolo ride a Valfreya, che è una ragazza splendida, conosciuta per puro caso, che in questo momento sta facendo uno dei suoi format, secondo me, che funzionano meglio, per cui prima o poi faremo anche qualcosa insieme. Lei non lo sa, ma io prima o poi la inviterò a fare qualcosa insieme, perché sta creando, a partire da un'immagine, un personaggio, che è esattamente quello che noi facciamo per le storie. Lei non si concentra tanto sul world building e sulla storia, sull'avventura che il personaggio vive, ma si concentra a creare proprio il background, le caratteristiche principali fisiche, le caratteristiche caratteriali, insomma crea un personaggio a 360 gradi, e mi piace molto il suo format, ne facciamo cose molto simili, e quindi andiamo a trovarla. Mi sembra un'ottima idea. Quindi io vi do la buonanotte. Tutti a bordo, prepariamoci al ride. Io avvio il ride, vi mando nella schermata di ending e buonanotte.